Questi signori vanno citati. De Simoni, Varisco, Calì, Tre Re, Fossati, Capello, De Bernardi, Rizzi, Cevenini, Primo, Lana, Boiocchi. La prima nazionale italiana di calcio, che il 15 maggio del 1910 all'Arena di Milano batte la Francia per 6-2 con tre reti del milanista Lana. Le maglie sono bianche perché costano meno, quelle azzurre, azzurro Savoia, 7 centesimi in più, verranno indossate per la prima volta un anno dopo, in occasione della terza partita, vale a dire la seconda sconfitta consecutiva con l'Ungheria. Il calcio vero, quello danubiano, per non parlare di quello inglese, è ancora e di gran lunga fuori portata. Il nostro è ancora un football provinciale nel quale non a caso spadroneggiano Provercelli e Casale. Le Olimpiadi del 1912 a Stoccolma sono un fallimento, due sconfitte, la prima addirittura contro la Finlandia, su tre partite. Ma coincidono anche con la nostra prima vittoria in trasferta sulla Svezia per 1-0 e con il debutto in panchina di Vittorio Pozzo, che ha appena 26 anni. Per il primo risultato davvero significativo, che costituisce un vero e proprio salto di qualità, dobbiamo aspettare il 17 gennaio del 1926, quando a Torino battiamo la Cecoslovacchia per 3-1. Per capire la portata di questo successo basti considerare che tre anni prima, a Praga, eravamo usciti sconfitti per 5-1, mentre nel 24 a Budapest l'Ungheria aveva umiliato l'esordiente Combi rifilandogli 7 gol. Il nostro massimo traguardo contro il calcio danubiano era stato quello 0-0 imposto all'Austria a Vienna nel 23, che ci era sembrato una vittoria. In quella squadra che batte la Cecoslovacchia figurano Combi, Rosetta, Caligaris, Bernardini, Balonceri, Cevenini III. La nazionale ha ormai una fisionomia. Ma l'anno della vera consacrazione sarà il 28. Prima a Roma, nella partita che inaugura lo stadio nazionale, battiamo l'Ungheria per 4-3, rimontando due reti iniziali dei Magiari, in un incontro più rocambolesco di Italia e Germania. Poi, alle Olimpiadi di Amsterdam, ma seguiamo il racconto di Maurizio Barenson, risale a 34 anni fa. Il cinema, dal suo canto, era alla vigilia della rivoluzione del sonoro e il ritmo caratteristico delle riprese conservava ancora qualcosa dei tempi eroici della giovanissima arte. Queste immagini di Amsterdam, che possono oggi far sorridere sia per la moda degli spettatori che per quella dei calciatori, in cui il gusto rivela l'influenza dei pionieri del football, sono il documento di una delle prime affermazioni del calcio azzurro in una competizione internazionale. L'Italia conquistò ad Amsterdam il terzo posto alle spalle dell'Uruguay e dell'Argentina. Il buon piazzamento fu anche il risultato dell'opera assidua di Augusto Rangone e di Ottavio Baccani. Si trattava comunque di una vera rappresentativa nazionale e gli uomini che si avvicendarono in squadra furono Tetrà, Caligaris, Rosetta, Ianni, Bernardini, Petro Boni, Rivolta, Balonceri, Banchero, Rossetti, Levratto, Combi, Pitto, Schiavio, Magnozzi, Genovesi. Cominciammo superando la Francia. I nostri tifosi formavano già le prime spedizioni oltre confine che li renderanno in seguito pittorescamente celebri. Pareggiammo con la Spagna nonostante i tempi supplementari. La partita fu ripetuta né più né meno di quanto doveva verificarsi ai campionati del mondo del 1934. Anche allora Zamora giocò la prima gara ma non partecipò alla seconda, che fu vinta dagli azzurri per 7-1. Una strana circostanza,
atta a sottolineare il crescente favore popolare del calcio, fu data dall'episodio di quel radiotelegrafista della spedizione Nobile che sui ghiacci del Polo aveva salutato con un grido di esultanza la notizia del 7-1 sulla Spagna, facendo credere ai suoi angosciati compagni che stessero per arrivare i soccorsi tanto attesi. A quei tempi i fotografi si prendevano certe libertà e gli arbitri erano meno severi con loro. In semifinale fummo eliminati dall'Uruguay. Nelle file dei classici biancocelesti si misero in luce i due goleadores Scarone e Petrone, che furono tra i primi italo-americani importati da nostre società. Ci rifacemmo ai danni del modesto Egitto con un clamoroso 11-3. Il risultato di Amsterdam sancisce la fine di un apprendistato. Il calcio italiano ha 30 anni esatti dalla sua nascita e ormai tra i migliori del mondo, e presto arriveranno altre più significative conferme. Questa nuova stagione si apre in pratica col ritorno di Vittorio Pozzo alla guida degli azzurri. È l'inizio di una vera e propria era che andrà da Mussolini a De Gasperi. L'esordio è felice, 6-1 sul Portogallo, il 1 dicembre del 29, e già nella partita successiva contro la Svizzera, il 9 febbraio del 30, il commissario unico manda in campo per la prima volta quel tandem che costituirà la linea portante della sua nazionale, Giovanni Ferrari e Giuseppe Meazza. Il debutto di Meazza coincide con l'esclusione di Attila Sallustro, idolo di Napoli. I suoi tifosi si organizzano, arrivano a Roma in massa e allo stadio inscenano cori di protesta contro l'interista. La madre di Meazza piange in tribuna, ma suo figlio risponde in campo con una partita stupenda. Sotto di due reti l'Italia rimonta e vince per 4-2, e le ultime due reti, le reti della vittoria, sono proprio di Meazza. Ma il giorno magico, il giorno dei giorni, arriva 3 mesi dopo. Budapest, 11 maggio 1930. Italia e Ungheria, appaiate in testa alla classifica, si giocano la Coppa Internazionale. Finisce 5-0 per l'Italia e le tre reti iniziali sono di Meazza, che così ricordava quella giornata straordinaria. Era la mia quarta partita che giocavo in nazionale e ricordo poi che l'Italia non aveva mai vinto a Budapest. E fu una giornata memorabile, anzi, che mi ricordo benissimo, è stato il mio ritorno a Milano, dove, essendo l'unico milanese della squadra, c'erano 30.000 persone a aspettarmi. Io mi sono trovato a casa mia senza neanche sapere in che modo. So che il taxi che mi ha portato a casa era tutto fracassato e l'autista ha cercato i danni a me. Che i rapporti di forze tra il nostro calcio e quello danubiano si siano capovolti lo conferma la partita inaugurale della seconda Coppa Internazionale. A Milano, il 22 febbraio del 31, gli azzurri battono per la prima volta l'Austria, 2-1. Gli anni 30, il periodo d'oro della nostra nazionale, sono cominciati alla grande. Torino all'inizio degli anni 30, capitale della moda e dell'industria. Nel 1932 la Fiat lanciò la Balilla, cambio a 3 marce, velocità 80 all'ora, 8 litri di benzina ogni 100 chilometri. Costava 10.800 lire, più o meno quanto un impiegato guadagnava in un anno. In ottobre venne inaugurata la Torino-Milano, la prima autostrada italiana. La buona borghesia si muoveva in automobile. Roma, con 1 milione di abitanti, arrivò alla targa numero 30.000. Torino era anche diventata la capitale del calcio. 5 vittorie consecutive dalla Juventus nei campionati dal 30 al 35. Qui la vediamo in un vittorioso incontro con la Lazio al campo romano della Rondinella. Famoso fu il trio difensivo Combi Rosetta Caligaris che, per una 10 d'anni e 27 partite, fu anche il trio difensivo della Nazionale.
Caligaris era tutto impeto, tutto slancio. Correva delle avventure nel corso del gioco. Rosetta viceversa era tutto studio, tutto calcolo. Combi sta fra i due. Era cresciuto con loro e ha preso un po' dell'uno ed un po' dell'altro. Negli anni che le 1.000 lire al mese erano il miraggio della piccola borghesia, Edoardo Agnelli, il padrone della Fiat e della Juventus, assegnò a Combi, Rosetta e Caligaris uno stipendio mensile di 7.000 lire ciascuno. Nel 29 Edoardo Agnelli ingaggiò per un mensile di 8.000 lire una Fiat 509 con uso di autista e una villa in collina Raimondo Orsi detto Mumo, ala sinistra della nazionale argentina, la più grande ala sinistra del tempo. Siamo maturi per misurarci ormai col mostro sacro del calcio, l'Inghilterra. Le autorità avevano cercato con ostinazione e con ansia il cimento con la squadra dei maestri britannici. Lo splendido isolamento a cui scaltramente si era condannata l'Inghilterra, disertando tutte le competizioni organizzate dalla FIFA, suscitava nei dirigenti italiani una sorta di complesso di inferiorità. Era un miscuglio patetico di ammirazione e di rancore, soprattutto un angoscioso desiderio di misurarsi con i bianchi per sentirsi alla loro altezza. Erano occorse molte trattative per concludere la partita, la quale valse pure a solennizzare il cambio della guardia nella direzione della Federazione Calcio. La partita si chiuse alla pari con un gol per parte e ciò avrebbe potuto accontentare i dirigenti politici, se non che mentre il nostro Ferrari segnava una rete indiscutibile, l'inglese Bestin metteva a segno la sua da una posizione che a molti parve irregolare, cioè in fuorigioco, sicché critici e spettatori dell'epoca si morsero le dita per la grande occasione sfumata. Quanto ai competenti, essi trovarono il gioco sistemista dei bianchi troppo scarno, esagerato nei passaggi lunghi e perfino impreciso. Lamentarono che la partita avesse assunto piuttosto i toni di un combattimento accanito che non quelli dell'esibizione accademica. In realtà, gli ospiti dovettero sentire il clima infuocato della gara quanto gli azzurri, e l'orgoglio annebbiò molte delle loro lucidissime idee, ma è lecito arguire altresì che i nostri osservatori non fossero ancora maturi, o se si preferisce, abbastanza aggiornati da intendere la bellezza del gioco britannico. Non ci resta che la consacrazione del titolo mondiale. La seconda edizione del campionato si svolgerà in Italia. Naturale che gli azzurri partano come favoriti, non solo in quanto giocheranno in casa e non solo per i successi che sono riusciti a conseguire. L'Inghilterra continua a chiamarsi fuori e lo stesso fa l'Uruguay, campione uscente, per ripicca nei confronti del calcio europeo che 4 anni prima aveva snobbato il primo campionato del mondo. Chi organizza non è qualificato di diritto, come oggi. Dobbiamo guadagnarcelo il ruolo di padroni di casa, ma senza faticare troppo. Basta un 4-0 sulla Grecia, a Milano, 2 mesi prima del Mondiale. Il nostro Mondiale comincia il 27 maggio del 34 allo Stadio Nazionale di Roma. La formula è quella dell'eliminazione diretta ed è sufficiente un 7-1 sugli Stati Uniti per ritrovarci nei quarti di finale. Adesso tocca alla Spagna di Zamora. Occorreranno 2 partite, 2 assalti alla baionetta per risolvere la questione. Il primo incontro a Firenze finisce 1-1 dopo i tempi supplementari e sul gol del nostro pareggio, segnato da Ferrari, resta l'ombra di una carica al portiere. Il bollettino di guerra parla di 11 infortunati, 4 italiani e 7 spagnoli, tra cui Zamora, che il giorno dopo devono essere sostituiti. Stavolta ce la facciamo, ma appena per 1-0, grazie a un gol di Meazza.
In semifinale ci tocca l'Austria e anche in questo caso il nostro gol viene contestato per una precedente carica di Meazza su Platzer. C'è voluta qualche spinta, ma siamo in finale. E il 10 giugno del 34 a Roma, presente Mussolini, affrontiamo la Cecoslovacchia per il titolo. Segnano prima loro con Puk. Pareggia Orsi. Ancora una volta si ricorre ai supplementari. Quel gol Orsi lo ricordava così. Il pallone è venuto dalla destra. No? È venuto dalla destra, ha tirato il centro Guaita. Pallone vino acá, saltò Schiavio e Miasa. Il pallone è venuto da questa parte qui e io l'ho preso a más o menos per acá, sì, agarrando da acá, eccola qui. Quiere che se la ponga? Se la ponga. Il gol decisivo è di Schiavio. Lo ricordo bene, fu un pallone, mi pare, sfuggito a Guaita, sul quale io mi sono precipitato e ha preso tutto. Ho preso giusto ed ho fatto gol. La formazione della finale è questa: Combi, Monzeglio, Allemandi, Ferrari Squarto, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari, Orsi. Sulla carta siamo i più forti del mondo, lo siamo certamente in Europa. Il fascismo ha avuto la vittoria che voleva e per raggiungerla non abbiamo risparmiato gomitate, ma ridurla a una vittoria di regime non sarebbe giusto. Avevamo già dato prima e avremmo dato poi la dimostrazione di quanto valesse il calcio italiano. Incastonato com'è tra la Coppa Internazionale del 30, quella del 35, le Olimpiadi del 36 e il Mondiale del 38, il successo del 34 non può certo essere considerato un episodio fortuito. E la conferma viene dopo 5 mesi da quella che verrà ricordata come la sfida di Highbury. Dopo 3 gol degli inglesi e un grave infortunio del centromediano Monti, Meazza portò il risultato sul 3-2 e sfiorammo anche il pareggio. Fu un episodio unico, strepitoso. Io lo ricordo ancora oggi attraverso la voce di Nicolò Carosio. Fu quella forse la più grande partita di calcio alla quale io abbia assistito. Una partita completa sotto tutti i punti di vista, fatta di potenza e di tecnica su entrambi i fronti. Diciamo la verità, la squadra inglese riuscì a batterci perché forse leggermente superiore, perché in casa sua. La squadra inglese riuscì soprattutto a batterci perché dovemmo giocare in 10 contro 11, essendo uscito Monti dopo un minuto circa di gioco. Ma la vittoria morale di quel giorno fu degli azzurri che, ripeto, dovettero registrare soltanto in 10 contro 11. Chi avesse ancora delle riserve è pregato di scioglierle. Il 9 dicembre a Milano battiamo l'Ungheria per 4-2, poi a Roma la Francia per 2-1. Infine il 24 marzo del 35 andiamo a vincere per la prima volta al Prater, laddove esordisce, e in che modo, quello che diventerà il più grande centravanti italiano di tutti i tempi, Silvio Piola. Dunque ricordo che il primo tempo ci hanno imbottigliati nella nostra porta, ma mica per tante prestabilite, è proprio perché ci premevano da tutte le parti. Finiamo il primo tempo 0-0, secondo tempo un'azione in linea, De Maria mi passa la palla ed una quindicina di metri infilo il primo gol per l'Italia.
Il secondo, si può dire, è stato bello, perché di nuovo gli austriaci sono andati all'attacco. E una palla lunga di Faccio mi manda via da metà campo, mi insegue Sesta, ma io più veloce arrivo nell'area di rigore, mi esce il portiere incontro, io lo scarto, mentre lo scarto lui vede che è scartato, si gira e mi si butta i piedi, lo intuisco, lo salto e entra in porta con la palla. Con la vittoria del Prater l'Italia conquistava per la terza volta la Coppa Internazionale. Dopo l'estate un'altra rivincita fu concessa alla Cecoslovacchia, ma questa volta con esito negativo, anche perché furono infortunati Pitto e Allemandi. La situazione internazionale era assai aspra in quel momento e questo accrebbe le difficoltà ambientali, talché ai nostri calciatori furono riservate accoglienze molto ostili. All'inizio del campionato 35-36 il calcio italiano fu colpito da uno scandalo di particolare natura. I due italo argentini della Roma, Guaita e Scopelli, che avevano ricevuto la cartolina per la visita medica militare, furono sorpresi mentre tentavano di passare il confine con la Francia. Riuscirono ad emigrare perché erano muniti di doppia cittadinanza, ma in Italia furono accusati di traffico di valuta. Questo scandalo spostò la polemica sportiva verso un tono accesamente nazionalista. Tuttavia del clamoroso episodio la Roma non ricavò gran danno, perché riuscì anzi a classificarsi al secondo posto alle spalle del Bologna. Il declino della Juventus e in genere il mutato rapporto di forze nel campionato influì decisamente sulla impostazione della nazionale e quindi sul lavoro di Pozzo. Intanto apparivano alla ribalta azzurra nuovi personaggi ed anche dietro le quinte se ne andavano preparando di nuovi. Per esempio il Bologna presentava Andreolo, destinato ad essere il perno della nazionale al secondo campionato del mondo da noi vinto. A Ginevra facemmo debuttare Masetti e le due ali triestine Pasinati e Colaussi. Pasinati si mise in luce come cannoniere sia contro l'Austria nella partita giocata a Roma e che fu conclusa alla pari 2-2 e sia nell'ultima gara della stagione a Budapest, dove segnò anche Meazza, giunto quell'anno al culmine della sua splendida parabola. E quel giorno al fianco di Meazza faceva ritorno Giovanni Ferrari. Per l'occasione Meazza riprendeva il comando della prima linea al posto di Piola, mentre Perucchetti, Andreolo e De Petrini, che avevano esordito contro l'Austria a Roma, venivano confermati. Ci furono spunti vivaci ed anche aspri di gioco. L'arbitro annullò una rete di Meazza, ma il nostro centravanti si rifece realizzando il gol della vittoria con uno dei suoi spunti irresistibili. Nel finale la disperata offensiva maggiara fu sventata decisamente dalla nostra difesa. Intanto stava per cadere il nuovo anno olimpico e maturava per il calcio italiano una conquista forse ancora più convincente delle precedenti, destinata a saldare in uno stesso arco la conquista del primo titolo mondiale con quella del secondo nel 1938. Dopo un pareggio interlocutorio strappato a Roma dall'Austria nel maggio del 36, le due squadre si trovano di fronte a Berlino il 15 agosto dello stesso anno nella finalissima dell'Olimpiade. Sono formazioni universitarie, radicalmente diverse, ma parimenti capaci di esprimere un grande gioco nel quadro di una rivalità che le spaventose complicazioni politiche stanno accentuando. Comunque i ragazzi di Pozzo non hanno paura di nulla e di nessuno. Segniamo per primi con Frossi. I bianchi pareggiano col mediocentro Val Müller. Nei tempi supplementari, al secondo, è ancora l'occhialuto Frossi a firmare la rete che equivale all'alloro olimpico.
Pozzo racconta: corro sul campo, i giocatori mi volano incontro, mi abbracciano, mi baciano, mi travolgono. Lassù, quei due marinai che issano lentamente la bandiera nostra sul più alto pennone dello stadio. L'obiettivo adesso è la riconferma del titolo mondiale. Andiamo dunque in Francia come la squadra da battere, ma l'esordio, secondo quella che diverrà per noi una tradizione, è preoccupante. Contro la modesta Norvegia rischiamo grosso, addirittura l'eliminazione al primo turno. Non fu una partita facile. Ad un gol del nostro Ferraris secondo, i norvegesi risposero col pareggio del loro giocatore più prestigioso, l'ala sinistra Brustad. Furono necessari i tempi supplementari. Il gol della vittoria lo segnò Piola. Il secondo ostacolo non è da poco, la Francia padrona di casa. Il commissario tecnico Pozzo si decide, come farà poi Berzotti in Argentina, a lanciare due giovani, il Cabrini e il Paolo Rossi del tempo. Foni, terzino acrobatico, e Colaussi, un triestino sgusciante fatto per il gol. E Colaussi sblocca il risultato dopo 9 minuti di gioco. Se non che il gol, posso spiegare, partì da metà campo, Serantoni crossò verso il centro e Piola dette un po' di sgomento alla difesa francese, mi arrivò sul piede sinistro e io non avevo quella sicurezza del piede, feci un semicerchio, diciamo così, tirai di destro, colpì la palla con un grande effetto e battei di lorto. Queste immagini dell'incontro coi francesi ci permettono di rivedere e di apprezzare soprattutto il gioco del trio centrale d'attacco Meazza, Piola, Ferrari. Vincemmo quella partita per 3-1 con un gol dell'ala sinistra Colaussi e 2 di Piola. Tocca al Brasile, che come al solito si sente padrone del mondo, al punto di rinunciare al suo uomo migliore, il centravanti Leonidas, per risparmiarlo in vista della sicura finale. 2-1 in nostro favore con reti di Colaussi e di Meazza sul rigore. E a Parigi, stadio di Colombe, il 19 giugno del 38 si ripropone il confronto tra l'Italia e una rappresentante del calcio danubiano, stavolta l'Ungheria. Il cannoniere Colaussi portò in vantaggio gli azzurri, che poi furono raggiunti dagli ungheresi con l'ala Titkos. Piola e di nuovo Colaussi ci danno il 3-1. E dopo un gol di Sciaroci, Piola chiude il risultato sul 4-2. È il bis di Roma. Il capitano Meazza può salire in tribuna d'onore a prendersi la coppa. È vero che era
era sua abitudine caricare i giocatori della nazionale all'inno del Piave? Sì, l'ho sentita dire anch'io quella roba lì. È la più grossa sciocchezza, se dovessi usare una parola un po' più forte, la più grossa stupidaggine che mai sia stata inventata. E a diventarla è stata qualcuno che cercava i motivi reconditi per cui noi ottenevamo tanti successi. Se io dovessi dire la verità, come è mia abitudine di fare sempre, dovrei confessare che le parole dell'inno del Piave che mi si attribuivano allora, io non le ho mai conosciute.